Da tanto tempo volevo farti qualche domanda particolare. La domanda particolare è, ma Accademia della Libertà chi è? Perché è nata? Che cosa si prefigge? Che cosa ha ottenuto? Che cosa non ha ottenuto? Troppe domande. Io faccio tutte le domande all'inizio in maniera tale che poi non ci interrompiamo, visto che ci dicono che ci accavalliamo, quindi te le faccio all'inizio così non te le faccio più. Allora, Accademia della Libertà nasce, diciamo, come in qualche maniera figlia di Alba Mediterranea, che era un movimento che era nato un anno prima. Poi, per motivi strategici e anche operativi, si è divisa pur rimanendo strettamente legata nell'obiettivo finale, che è quello di recuperare la sovranità in senso lato, sovranità umana, spirituale, monetaria, politica, territoriale, energetica, eccetera, eccetera. Quindi nasce per questo. Che cos'è? È un movimento di pensiero, è una scuola di pensiero. È un insieme di intellettuali, tra virgolette, liberi o che cercano di essere liberi, quindi è un movimento d'opinione, ecco, possiamo considerarlo un po' tutte queste cose messe insieme, è un centro studi, non ha verità precostituite, ma più che altro cerca di svelare la verità di volta in volta, magari la verità fosse tutta bianca o tutta nera o una netta contrapposizione tra vero e falso. Purtroppo, come sappiamo, c'è sempre una scala di grigi, no? C'è un qualche cosa che può essere vero in un contesto, ma può essere falso in un altro. Con questo non vorrei cascare però nel Pol Pot in cui tutto può essere falsificabile, perché le verità sono tali, ma all'interno di un contesto. Il problema è poi quando si tirano fuori da questo contesto. Quindi diciamo che Accademia nasce per questo motivo. Ma quindi scusa, Quanto? per far parte dell'Accademia bisogna essere un intellettuale, allora mi hai praticamente escluso con questa affermazione. Se tu non sei un No, intellettuale, io non sono un intellettuale. allora lasciamo perdere, chiudiamo, insomma, Io chiudiamo i scusa. giochi. Non è questo. Non è questione di Accademia, fino a oggi non prevede l'iscrizione, non prevede la blindatura, non prevede niente di questo. È un centro studi, è un movimento d'opinione, è una scuola di pensiero se vogliamo. Poiché non c'era, o quantomeno non era così visibile, un modo di interpretare la realtà in maniera diversa, se non per singoli pensatori divisi e certe volte anche in contrasto l'uno con l'altro, allora abbiamo tentato e stiamo ancora tentando di mettere insieme tanti liberi pensatori, tra l'altro anche con opinioni divergenti tra di loro, per far sì che nascesse, ripeto, questa scuola di pensiero e che avesse una linea di interpretazione su quello che è il ritorno, tra virgolette, alla sovranità, sovranità in senso lato, perché la sovranità è una, non ha molteplici divisioni, però per comprensione, per pragmaticità, viene divisa in sovranità politica, territoriale, energetica, umana, spirituale, economica, monetaria e bla bla bla. Ma la sovranità è una, cioè io non c'ho nessuno sopra la mia testa e decido io cosa fare e cosa non fare. Io persona, io comunità, io Stato. Nasce 3 anni fa, anzi 2 anni fa, perché come ho detto prima è figlia in qualche maniera di Alba Mediterranea. E cosa ha ottenuto era l'altra domanda. Purtroppo non molto, almeno in termini di ritorno, in termini di quantità, ma io credo che in termini di qualità, rispetto a prima di noi, dove c'erano singoli pensatori che andavano ad libitum, no? Ognuno per la sua strada, noi abbiamo in qualche maniera, non tutti, messi insieme quelli che più o meno parlavano di sovranità monetaria, perché da qualche parte bisognava cominciare. E noi abbiamo cominciato dalla sovranità monetaria perché è con quella che quantomeno si governa la parte materiale dell'uomo. Poi c'è un problema ancora più complesso e più profondo che è la crisi dello spirito e quindi la crisi della sovranità dello spirito, ma qui entriamo in un territorio un po' difficile e spinoso,
che affronteremo, perché dovremo affrontarlo, anche perché ormai la crisi monetaria, l'analisi sulla crisi monetaria, sulla crisi della sovranità monetaria, credo che ormai sia completa, ormai tutti ne stanno parlando, ormai tutti sono coscienti del problema che c'è, ma non tutti ancora sono coscienti nel collegare questa crisi monetaria, questa crisi economica, questa assenza di sovranità monetaria con la crisi dello spirito, che poi è quello che vogliono ottenere loro, la scissione tra materia e spirito per poter gestire solo la materia nel migliore dei casi. Qual era l'altra domanda? Ma mi pare però che gestendo la materia si gestisca anche lo spirito, Sì, le due cose sono strettamente. almeno per come è concepita attualmente un tipo di società, l'influenza della manipolazione sull'informazione, sulla cultura, su tutto. Quindi possiamo dire che influenzando la materialità, per come è concepita questo tipo di società, si va ad influenzare anche lo spirito? Ma assolutamente sì, anzi, la cosa che lega, paradossalmente, la cosa che lega lo spirito alla materia è il tempo, perché il tempo è qualcosa di metafisico, qualcosa che a metà, se vogliamo azzardare il concetto di metafisico, anche se ha un altro significato, che sta a metà tra materia e lo spirito esiste, almeno quella parte di spirito che noi conosciamo solo perché esiste la materia, e questa materia che noi conosciamo la possiamo conoscere solo se esiste lo spirito. Cosa E il tempo succede? esiste solo in quanto esiste lo spazio è qualcosa anche di materiale, per cui le due cose si Assolutamente, intersecano e questo assolutamente. è un Ma qualcosa di importante da capire, altrimenti facciamo, come per dire, rispondere alla tua voliamo domanda, alto, solo alto, ma non abbiamo sostanza in quello che diciamo. per rispondere alla tua domanda, è chiaro che l'equilibrio sta nel dare il giusto peso, il giusto valore, tra virgolette valore, sia alla materia che allo spirito. Perché io dico sempre che è una clessidra, no? È come fosse una clessidra che si gira. Allora bisogna fare in modo di tenere la clessidra con le quantità destra e sinistra, sopra e sotto, uguali. Cioè quanto occuparsi della materia e quanto occuparsi dello spirito. Perché quando si va troppo verso la materia, inevitabilmente si toglie spazio e tempo, tra virgolette, allo spirito. Diversamente, se dai troppo spazio allo spirito, ti perdi completamente ciò che è materiale. La giusta via è proprio nella metà. Cosa sta facendo questo neoliberismo nella parte materiale? Ti sta sottraendo tempo, quindi ti sta sottraendo spazio allo spirito, spazio per essere pratici, spazio alla sfera familiare, spazio alla cura di te stessa, alla cura della tua anima, alla cura del tuo cervello, alla cura della tua mente. Tu non hai tempo, devi correre per lavorare, correre, 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 spostando la clessidra tutta sulla parte materiale, cioè quindi ti ha assolutamente tolto il tempo da dedicare alla cura dello spirito, e quindi è chiaro che sta ottenendo il suo successo, con i dovuti motivi della crisi dello spirito. E qui il neoliberismo ci sta riuscendo alla grande nel eliminare tutto il dominio dello spirito. Non solo, ma lo spirito va curato, come la mente va curata, come il corpo va curato ogni giorno noi mangiamo, no? Così la mente va curata, no? Il cibo sono i libri, il pensiero, i documentari, le relazioni, anche lo spirito va curato. Allora noi troviamo delle crisi spirituali fortissime, perché nel momento in cui il corpo non ci risponde più, la mente non ci risponde più, che è quello strumento che ci fa capire la realtà, cerchiamo di attingere una risposta, un aiuto dallo spirito, ma se non l'abbiamo mai curato, non l'abbiamo mai cercato, non l'abbiamo mai manutenuto lo spirito, ma cosa andiamo a trovare? Troveremo il vuoto assoluto, troveremo uno spirito malato. Ecco, ma in tutto questo, torniamo un attimo all'Accademia della Libertà, in tutto questo discorso che hai fatto, quindi questa importanza della parte materiale, della parte spirituale, eccetera, Accademia della Libertà che cosa sta facendo per sensibilizzare su questi aspetti? E poi così ti faccio l'altra domanda, così non ti interrompo, così non abbiamo poi le critiche. Qual è il più grande rammarico che come Accademia della Libertà tu personalmente hai?
anche qui hai fatto quattro domande. Due, allora, sono due, sono due. Vediamo, non ti allargare, sono vediamo, due. Vediamo di provare a rispondere. No, il rammarico è che noi vorremmo avere una potenza di fuoco, tra virgolette, comunicativa, il doppio, il triplo, il quadruplo, il centuplo di quella che noi abbiamo. Quindi magari sarebbe auspicabile avere più ascolto. Probabilmente sbagliamo anche in termini di linguaggio comunicazionale, ma questo cercheremo di migliorare sempre di più e mettere sempre di più quello che è un po' un messaggio emozionale, che l'uomo è un insieme di emozioni e ragioni. Tu quindi scusa Giuseppe, noi sbagliamo, ma tu citi sempre l'errore di Cartesia, no? Perché sì, beh, certamente. Considerate l'uomo solo una macchina razionale, certo. C'hai ragione. No, ma dici sbagliamo, possiamo sbagliare comunicazione, nel senso che sbagliamo argomenti, si sbagliano argomenti, si sbaglia, magari la qualità andrebbe curata, gli va dato un taglio diverso, i discorsi vanno più semplificati, e bisogna catturare un tipo di pubblico diverso, cioè per errore di comunicazione cosa intendi? Errore di comunicazione, li hai già detti tu nella domanda, errore di comunicazione significa che al momento noi spariamo, tra virgolette, in broadcast. Cosa vuol dire? Noi lanciamo un messaggio come fa una radio, però non sappiamo se arriva a una persona di primo pelo, a uno che già ha ascoltato, a uno che vuole approfondire, a uno che si approccia per la prima volta. È chiaro che se io devo usare un linguaggio e ho invece un target ben specifico, curo il linguaggio specifico per il target specifico. In questo momento noi stiamo, tra virgolette, sparando nel vuoto, e il target è il più variegato, quindi ci può essere quello che approccia per la prima volta e ti critica perché neanche ha capito quello che stai dicendo e magari ha colto la sfumatura più sbagliata di quello che hai detto. Non solo in termini quindi qualitativi, ma anche in termini quantitativi. E vado al pragmatico. Sicuramente per un pubblico più vasto andrebbero video curati molto di più sulla parte qualitativa, più brevi, perché per questioni di attenzione, superati i 7-10 minuti decade automaticamente l'attenzione. Un linguaggio un po', tra virgolette, più semplice, non perché noi già ne usiamo complicato, ma perché deve essere un linguaggio nella frequenza giusta. E sicuramente forse aprirci di più ad argomenti diversi, ad argomenti paralleli, per poi riportarli su quello che sono la strategia generale, che è quella della sovranità. Al momento noi ne affrontiamo tre o quattro, che sono manipolazione, analisi storica e sovranità in genere, con qualche sfumatura sulle truffe di carattere sanitario. Però sostanzialmente ci muoviamo sempre su le analisi politiche. E quindi quali altri argomenti bisognerebbe sostanzialmente noi ci introdurre? Ma argomenti che usa, tra virgolette, la concorrenza, passamela sta frase, cioè nel senso cercare di buttare ami stupidi, no? Della serie con chi è stata l'Arcuri, con chi si è fidanzata, se va ancora bene la storia tra il cantante napoletano, eccetera eccetera, per poi però buttare quest'amo, per poi però tirarlo sul nostro terreno e dirgli: guarda che la tua vita non può essere piena solo della storia di questi personaggi, ma forse dovresti occuparti più anche della tua vita. Oppure creare dei falsi conflitti, no? PD, PDL, quello è più ladro di quell'altro, perché poi, insomma, queste cose che fanno scalpore. Stanno finendo le batterie, le abbiamo cambiate, saluta, e l'altra volta affronteremo il discorso, perché stanno finendo ancora le batterie. Un caro saluto a tutti, seguiteci e soprattutto propagandateci. E buona sovranità quando arriverà, così fa anche rima. Ciao ciao.